presidio davanti Palazzo Santini per la seduta straordinaria del Consiglio Comunale in occasione del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo. Con le parole della senatrice Liliana Segre, non odio ma non perdono, stampate su volantini, i manifestanti, una cinquantina tra membri di associazioni, esponenti ampi e semplici cittadini, hanno accolto l'arrivo dei consiglieri di maggioranza, criticando la scelta di accorpare in un'unica seduta le due celebrazioni. Mancanza di rispetto, lo voglio ripetere, per tutte le vittime del giorno della memoria, le vittime del giorno del ricordo. Poter portare rispetto significa dare a ciascuno il ricordo, ovvero sia riprenderli nel cuore, e una commemorazione, ovvero sia condividere la memoria. E su questo le istituzioni cittadine e il Consiglio devono veramente essere particolarmente impegnate. È questo che noi vogliamo dire oggi con forza e che ci aiuta a dire tutta la nostra città, che su questo ha sempre trovato un punto importantissimo di lavoro, di riflessione e di impegno. Ferma la replica del sindaco Mario Pardini, che ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione nelle iniziative sul territorio. Ovviamente il Consiglio può essere uno dei mezzi, non è l'unico, ci tengo a precisarlo, perché degli 8.000 comuni probabilmente il 2-3% dei comuni lo fa, ma non è questo il punto, nessuno sta minimizzando eccetera. Oggi è un tentativo, se questo tentativo si potrà ripetere bene, se no faremo altre strade, ma quello che voglio sottolineare è che questa amministrazione, lo ridico senza nessun tipo di esitazione, senza indugio, senza macchia, senza se, senza ma, ha comunque reso omaggio al giorno della memoria con tutta la sua forza. Una seduta movimentata, quella odierna, prima sospesa su richiesta dei consiglieri di opposizione per raccogliere il documento civico redatto dall'Assemblea Popolare con l'intento di leggere il testo durante la riunione, poi a sorpresa da parte del sindaco Pardini, che ha raggiunto all'esterno i manifestanti per invitarli a partecipare al Consiglio, raccogliendo in risposta aspre critiche.